Riguardo l'emergenza Covid, ho sentito questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza che mi ha comunicato che anche dai dati nazionali risulta che il Friuli Venezia Giulia è in una situazione di miglioramento. Questo significa che non c'è alcuna ipotesi che il Friuli Venezia Giulia diventi zona rossa, anzi, dagli attuali dati saremmo già in zona gialla. Ma questo miglioramento dovrà perdurare per le prossime settimane e quindi, se ciò avverrà, col 3 dicembre, ovvero col nuovo DPCM, potremmo diventare effettivamente zona gialla. Dobbiamo continuare a metterci il massimo impegno al fine di poter quindi arrivare in una situazione di minori restrizioni, ma soprattutto da qui ai prossimi mesi, per tutelarci a vicenda e salvaguardare la salute di tutti. Devo dire che mi sorprendono le speculazioni fatte da alcune forze politiche in Friuli Venezia Giulia che raccontavano di una situazione in netto peggioramento. Speculazioni che oggi vengono smentite dai dati nazionali. Dispiace perché parlare male del Friuli Venezia Giulia non danneggia un'amministrazione, ma danneggia l'intera comunità. E soprattutto in un momento di pandemia non possiamo permettercelo. Tutti dobbiamo impegnarci, tutti dobbiamo lottare dalla stessa parte della barricata per salvaguardare salute ed economia. È chiaro che la pandemia non sia finita. E per questo dobbiamo continuare a combattere insieme. Dobbiamo continuare ad impegnarci per impedire che il virus si diffonda. Infine, voglio ringraziare le donne e gli uomini che in prima linea stanno combattendo per garantire la salute di tutti. Il ringraziamento è da parte di tutta l'amministrazione regionale che ha l'orgoglio di avere persone come voi che non si arrendono e continuano a combattere.